e non... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono valucciasims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi ragazzi siamo tornati in casa Redfield e Ada è qui per un motivo ragazzi, perché ora è felice come una Pasqua, ma fino a 30 secondi fa... Ora, perché c'è stata la festività positiva, perché ho concluso la festa della mamma, c'era questo sentimento di tristezza. Cercasi fratellini, cose della vita. Ada sembra volere un nuovo fratello o sorella. Quindi, lei ora secondo me verrà qui e le dirà, tesoro, ma... cosa ci fai ancora sveglia a quest'ora? Perché obiettivamente Ada, no, è una bambina che... molto precisa rispetto agli orari, no? Quindi lei non capisce come mai sia ancora sveglia. Ora no, fai un discorsetto no, volevo più che altro... Ecco, immaginiamo, tipo, racconta una storia sensazionale, immaginiamo così. E lei, tesoro, ma come mai sei qui ancora sveglia? Poi esprimerà anche affetto. Tutto bene, tesoro? E lei dirà, mamma, sono triste... Lei, sei triste? Cosa è successo? Non dirmi che qualcuno ha sfasciato la casa delle bambole, no? Anche perché non ce l'abbiamo, tesoro, la casa delle bambole. Tesoro, che c'è? Puoi dirlo alla mamma? Non dirmi che un pipistrello ha risucchiato via tutta la tua felicità. No, tesoro, non è questo il motivo. E lei appunto dirà, mamma, io sono triste perché vorrei tanto avere un fratellino o una sorella. E quindi lei dirà questa cosa, mamma, io sono triste perché ho un tesoro... Ma c'è la piccola Ashley, no? Non è come una sorellina? No, sta dicendo lei, non è come una sorellina. Io voglio una sorellina o un fratellino miei. Ma è una fase, ragazzi, perché poi in realtà io non la immagino, Ada, con questo desiderio di avere dei fratelli o delle sorelle. Però sapete, i bambini magari può capitare, no? Che chiedano un fratello o una sorella. E secondo me non è molto cosciente della richiesta che sta facendo, ragazzi, perché, ripeto... È una tipa solitaria, poi vedrete anche quando sarà più grande, avrà un carattere ragazzi molto particolare Ada, quindi non la vedo alla ricerca sinceramente di fratelli o sorelle, però chi lo sa ragazzi, ripeto secondo me più che altro è una fase. E lei dirà, ma no mamma, quella è una cuginetta, non è una sorellina, le dirà così, no? E lei dirà, ma tesoro, ora non pensiamoci, ovviamente, perché che cosa... Metti Ada a letto, andiamo a dormire, tesoro, su. Non dovresti star sveglia fino a quest'ora, capisci? È molto tardi. E lei, va bene, mamma, però me lo fai un fratellino o una sorellina, ora che papà vive qui? Immaginiamo. Ora è il momento di dormire, ne parliamo un'altra volta, ok? Va bene, tanto dici sempre così quando non vuoi fare qualcosa. Immaginiamo, no? Io abbia pensato tanto io. Mio padre, papà è come un burattino nelle mie mani, se non convinco mamma convincerò lui, sì certo tesoro. E poi anche se è stanca ragazzi non è poi così stanca, quindi verrà qui ragazzi detto fra noi e lo sveglierà. Lo sveglierà perché? Perché obiettivamente l'ultima volta che loro si sono visti lui doveva andare a parlare con Lilith e poi non l'ha più visto, quindi è curiosa come una scimmia di sapere cosa è successo. E ragazzi miei... Lui deve dirle qualcosa, se vedete, già immagina, mi sento come se l'avessi tradita in qualche modo. Povero Mirko che si fa 8000, come dire, no, paturnie, però poi lei ragazzi fa quello che cappero vuole, si fa i porci comodi suoi. E quindi sì ragazzi, lei verrà poi qui e dirà, senti, lo so, è tardi, però io non resisto fino a domani mattina, dimmi cosa ti ha detto. Quindi vieni qui a svegliarlo. Anche perché ragazzi sente che... insomma che si lamenta, no? Ma stai bene, guardate lui ragazzi. Lui è a pezzi. Non sa come dirglielo. Lui non sa proprio come fare ragazzi. Il nostro ha scoperto ragazzi nello scorso episodio che Lilith è rimasta incinta. E quindi non ha il coraggio di dirlo a lei ragazzi ovviamente. Non ha proprio il coraggio perché sa... che come minimo lei, conoscendola, quello che lui pensa, questa mi sbatte fuori di casa all'istante. Quindi ora lei verrà qui, siediti tesoro, e secondo me comunque farà, si approccerà a lui, ragazzi, un po' come, no? Battuta di abbordaggio, ecco, immaginiamo, fa tipo la battutina, sì, ora vi dovete dare il bacetto, vero? Ok, lei farà tipo la battutina. Lui è molto molto triste, lei lo vede anche così, allora? Sembra una statua, tutto a posto? Guarda, non è il momento, Sherry, veramente per fare battute. Beh, deve essere andata proprio male allora. Lei si sente anche un po' a disagio, ragazzi, perché dice, cioè, se te di questa non te ne frega niente, perché reagisci in questo modo? Quindi sedetevi però, per favore, vi prego. Siediti. Togli sto coso, per favore, su. Mi dispiace, no, Sherry, non volevo reagire in questo modo. Ti chiedo scusa, è che non sono veramente in vena in questo momento. E lei, ragazzi, a questo punto è anche peggio, cioè, perché è così giù? Lei non riesce a spiegarselo, cioè, perché se di lei non te ne frega niente, sei così a pezzi, cioè, no? E a questo punto, ragazzi, lei gli chiederà della giornata, gli dirà, senti, scusa, ma... si può sapere cosa è successo? Vuoi parlarmene, per favore? Sei stravolto. Non dovevate pranzare insieme e parlare e poi firmare i documenti? Cioè, non capisco. È successo qualcosa, Mirko? Tu sei una persona pulita, so che me lo diresti. Diciamo che la musica è un po' cambiata, vedi? Cioè, non... è comunque doloroso, capisci? Anche se... io non sono innamorato di lei e lei non è innamorata di me, che poi non è vero, ragazzi, perché abbiamo visto le barre stavano proprio a palla, però vabbè, ai fini della storia. Comunque è una cosa triste, no? Cioè, sono un divorziato adesso e non mi ricordo nemmeno il mio matrimonio, vabbè, nessuno, non è una cosa così grave, non farne un dramma. L'importante è che ti sei liberato di lei. Ok? Ora direi che è il caso di aggiungere colori nuovi alla tela della nostra vita, sta dicendo lei, perché, ragazzi, e proverà, discute anche dell'umore triste, ovviamente, perché vi ricordo questo, lei vuole chiedergli di diventare il fidanzato, perché? Perché ora che se l'ha visto soffiare, ragazzi, da sotto il naso, ha capito quanto Mirko è importante per lei. Quindi ora sta cercando di fare di tutto per consolarlo. Io lo so, mi sono comportato male. Mi vergogno per quello che ho fatto, capisci, Sherry? Oh dai, su, ti prego, non è la morte di nessuno. Cerchiamo di essere ragionevoli, ok? Però lui è come se le dicesse, sì, tu la fai facile. Ragazzi, lui è a pezzi. Dai, tornerà a brillare il sole. Ti prego, smettila con queste frasi fatte, non capisci? Ma lui, ragazzi, in realtà è così giù, non perché ha divorziato da Lilith, ovviamente, ma perché Lilith aspetta un figlio, o figlia, vabbè, da lui. E quindi non sa come dirlo a Sherry, e soprattutto... c'è anche Ada, ragazzi, di mezzo, no? Cosa vuoi che ti dica? Io non so cosa fare. Sei un disco rotto, insomma, non posso dire niente che stai con l'umore girato. Lo so, Sherry, guarda, ti chiedo scusa, dammi solo un po' di tempo per riprendermi, ok? Non è facile come andarsi a fare un giro in macchina, capisci? Perciò ti prego, puoi avere un po' di pazienza? E lei sta dicendo, e va bene, pazienterò. E lui, vorrei cadere su una buccia di banana e dimenticare tutto quello che so. Che quella donna aspetta un figlio da me. Grazie. Sei come una stella luminosa per me, Sherry. Beh, sì, ti ringrazio, ma... insomma, le ha firmate le carte? Io voglio sapere se con i documenti, con i libri è tutto a posto. Perché vedi, sarebbe deludente sapere che non le avete firmate. Le abbiamo firmate, Sherry, conta solo questo per te, è vero? Purtroppo sì, caro. In questo momento a lei interessa proprio solo di questa cosa qui. Quindi, secondo me, lei comunque cercherà ancora una volta, a modo suo, di consolarlo, perché poi, ragazzi... non è che lei lo fa con cattiveria, obiettivamente, però non capisce, cioè non capisce perché deve stare così giù per una sconosciuta, diciamocelo. E quindi non riesce a capire poi perché lui è... Ecco, prova a rincuorare. Non riesce a capire perché lui è così triste. Non ha senso, cioè... Ha trovato... Finalmente si era pacificato con lei, vanno abbastanza d'accordo. Ha una figlia che lo adora. Perché essere così triste solo per un'estranea? Non ha senso. E quindi cercherà a modo suo. Ma dai, vedrai che ora... È il momento, passerà tutto, vedete, ma guardate lui lo sguardo, ragazzi, come per dire, se solo sapessi, la fai facile tu, lo so tesoro mio, lo so. E quindi lei, ragazzi, con proprio la tranquillità, andrà a dormire. Dai su, ora, mettiamoci a dormire e non pensiamoci, facile, pensa lui, ragazzi, facile non pensarci per te, anzi, secondo me, ragazzi, lui aspetterà un momento, invierà un SMS triste a chi? A sua sorella, Alessandra. Ovviamente non le dirà che Lilith è incinta e tutti i cavoli, però... Tesoro, ma tu ti metti a letto così? Vabbè, vogliamo provocarlo, no? Lui in questo momento, lei sì, vuole provocarlo, però lui in questo momento, ragazzi, non... Sarà proprio con la testa altrove, quindi lei crolla, serena, ragazzi, che... I documenti sono stati firmati e lui, ragazzi, è a pezzi, perché pensa, io ora perderò tutto, perderò la donna che amo, perderò mia figlia, ovvero Ada, e distruggerò la vita di quell'altra donna, perché comunque Lilith, ragazzi, gli ha detto che quando suo fratello verrà a sapere di questa gravidanza avvenuta comunque all'interno di un matrimonio farlocco, perché così è stato... reagirà molto male. Quindi secondo me, ragazzi, ora lui piange a fiumi. Piange a fiumi più che altro perché adesso ha veramente paura, ragazzi, di perdere Ada, soprattutto perché poi, ragazzi, ora senza nulla togliere a Sherry, ma è soprattutto sua figlia, ragazzi, che lui non vuole perdere. Lui ha paura che magari Sherry per ripicca, perché conosciamo, ragazzi, come è fatta Sherry, non è cattiva, però potrebbe avere serenamente queste uscite. Piange un altro po', così magari si abbassa più rapidamente sta cosa, ragazzi, perché la vedo drammatica. E poi vai a dormire, ha paura che per ripicca possa portarli via Ada, o cacciarlo via, insomma, o comunque rendergli la vita difficile, ecco, ragazzi, no? E quindi sì, si dispera, ragazzi, vorrebbe trovare una soluzione, ma soluzione non c'è, purtroppo non c'è. È arrivata la mattina, ragazzi, sono le 8, 8 e un quarto, così, e i nostri stanno facendo colazione. Però, tesoro, fai una cosa, racconta una storia incredibile, chiacchierate un po', insomma, chiedere della sua giornata, tu non alzarti da qua, per piacere, chiacchiera, perché secondo me, ragazzi, a questo punto, lei magari sta così parlando, no, il cartone animato sui dinosauri che abbiamo visto ieri, bello, vero, eccetera, eccetera, però vi faccio notare questa cosa, cerca di avere un figlio con Rebecca, è tornata a entrambi il desiderio, il capriccio, quindi io assolutamente oggi proverò. E secondo me lui, ovviamente non usando parole che una bambina possa capire, però cercherà, no? Farà una conversazione profonda in cui le farà capire, insomma, che vorrebbe trascorrere del tempo con lei da solo, visto che la piccoletta ora, no? Ne vogliamo parlare di quel cartone, ma piuttosto stavo pensando di parlare di qualcos'altro. Ti ricordi quella stellina che dicevamo mancava nella nostra vita? Potremmo dedicare la mattinata, per farla arrivare da noi. E guardate lei che ha capito. Mio marito sì che ci sa fare. Certo, tesoro, è un esperto a non farsi capire dai bimbi. Quale stellina, zia? Una statua? L'avete vista alla mostra? Non sono proprio un figo, riesco a farmi capire tranquillamente, no, tesoro? Quindi sì, vediamo un po' come la nostra riuscirà a parlare con sua sorella senza fondamentalmente far capire niente a sua figlia. Quindi racconta una storia incredibile, perché per lei sì, immaginiamo che lei dirà: allora, quel gioco poi risolto tutto? Proprio di questo volevo parlarti, sorellina. Hai dormito bene, spero? Sì, dormito bene? Ovviamente quel problema è su un aereo molto lontano da qui. Non lo so, ho paura che ci sia qualche palla di mezzo e che non sia proprio emersa tutta la verità. Secondo me qui c'è qualche rospo che non mi va giù. Eh? E qualcuno è stato, come dire, a dir poco un robot nel raccontarmi gli eventi. Lui guarda la cosa e dice: ah, non ho capito niente. Insomma, sono ma vero, ragazzi, ma Mirko ha capito che non è il caso di restare qui. Oh, patata sì, ora papà. Papà viene qui, prende in braccio la piccoletta, dice: vabbè, io allora andrei, porto Ashley di là. E deve sicuramente usare il vasino. Bravissimo, caro, hai capito tutto. Quindi fai una cosa, poi... No, proprio tu, scusami. Proprio tu insegni a Ashley a usare il vasino. Assolutamente sì. Anzi, facciamo proprio direttamente questo, perché è inutile prenderla in braccio, 200.000 interazioni, eccetera. E magari, no? Immaginiamo che la nostra... Tesoro, perché non aiuti la zia e sparecchi tu? Mamma ha i tamburi nel cervello. Lo so, tesoro, è una richiesta difficile. E quindi ora che tutti se ne vanno e lei: ma stai dicendo sul serio? Quindi è andato tutto nell'immondizia? Cioè, lei intende, quindi non hanno firmato le carte? Fondamentalmente no, infatti vedete, si siete davanti a lei. Mi stai dicendo che non ci sono giornate di sole all'orizzonte, Sherry? È questo? E ora che se... Eccola lì, ti sei pure ammalata. No, vabbè, dai, ma ti sei pure ammalata, tesoro. Ma perché? E ora che lei sta qui, parlerà proprio esplicitamente e le dirà: cioè, non ha firmato le carte? No, le ha firmate. Lei le spiegherà la cosa, no? No, le ha firmate, però... non lo so, lo vedo strano. Cioè, dovrebbe essere felice di aver firmato le carte, invece... non sembra. Quest'ora dirà lei, no? Tu vuoi inviare un SMS felice a chi, tesoro? Alla nonna? Leonardo? Ma sì, dai, magari un amichetto di scuola, Leonardo. E lui, ragazzi, è qua. Che sì. Vorrebbe far di tutto pur di non andare di là, ragazzi, e incrociare gli sguardi degli altri, perché, ecco, fatti una serie di discorsi esortativi, caro mio, perché secondo me tu... ne hai più che bisogno. Verrà qui, magari cercherà informazioni del tipo per vedere se magari a qualcun altro è capitato, sapete, i forum, no? Immaginiamo che non stia scrivendo i sentimenti, ma stia facendo delle ricerche per capire se magari a qualcun altro è capitato, fra virgolette, di restar fregato così. Ecco, mettiamola in questo modo. E quindi lei dirà: no, ha firmato tutto. E allora? Qual è il problema? Non capisco. Mi lasci come una statua? Ne avete discusso davanti a una tazza di caffè? No, lui è un disco rotto, dovresti vederlo. È depresso, triste, io non capisco perché. Capisci? È come se avesse la nuvola di Fantozzi sulla testa. Tesoro, cerca di capire, insomma, per un uomo trovarsi con le braghe calate in questa situazione non deve essere facile, no? Che fesso che è stato! E loro se la ridono. Ma non siete proprio molto carine. Beh sì, in effetti sono Mirko, poteva cadere in una situazione del genere, ok? Abbiamo capito. E quindi le dirà: dai, non stare a preoccuparti, stai proprio tranquilla in questo momento, no? E verrà qui, ragazzi, perché sì, avete qualcosa da fare. Quindi vai qui, usa, fai pipì come una campionessa, perché lei, ragazzi, ha fiducia di... molto fiduciosa di avere presto un nuovo figlio, no? Eccetera, eccetera. Quindi le dispiace per sua sorella, ovviamente, ragazzi, diciamocelo, però che deve fare pure lei. Quindi, tesoro, ora vieni qui, ripulisci e poi fai una cosa, per favore, riponi. Lei, ragazzi, dal canto suo non sa proprio cosa fare. Cioè, vorrebbe... Dobbiamo svolgere 10 attività del club, tra l'altro. Vorrebbe in un certo qual modo, no? Anzi, sai cosa fai? Visto che è una bella giornata, esercitati nello yoga, perché questa è una cosa che io volevo farle sviluppare, ragazzi, a dire il vero. Come stiamo messi qua? Passaggio d'età 0, quindi in teoria... Lei sente l'età che avanza, ragazzi, motivo per il quale decide appunto di... Ha preso questa decisione di una nuova gravidanza. Gli anni passano, Poi non sono più una giovincella, fammi avere un altro figlio adesso. Più o meno la questione, più o meno sta così la cosa, ecco. E lei sì, viene qui ragazzi, perché anche lei ha bisogno obiettivamente di trovare un po' di serenità. Non si dà pace, non riesce a capire perché Mirko sia così triste ragazzi, sia così... Ecco il calo, sì vabbè, la botta di zuccheri ragazzi, ok. Non capisce perché, se è tutto concluso, se le cose finalmente hanno preso la piega giusta, perché è così triste? Perché questo sta qui invece? Questo me lo domando io, perché? Siamo sicuri, abbiamo fatto tutte le ricerche giuste, cioè... Sì, siamo entrambi molto dolci come genitori, però saremo in grado... E lui la bacia, ragazzi, perché quando lei si fa prendere da... Ecco... Dai dubbi, lui la bacia. Non scoppierà una guerra, secondo te, sai? Per mia sorella non è un buon momento. Ovviamente, ragazzi, se risulterà essere incinta, io immagino che lei magari lo fosse già senza saperlo, ecco, no? Che magari loro stanno già provando da un po', mettiamola così, stanno già provando da un po'. Pensiamo a noi due. Adesso non ammanettiamoci con i pensieri e i problemi degli altri. Lei no, aveva ragione. Quindi cerca di avere un figlio. Sei così dolce tesoro. Vabbè, se abbiamo capito. Quindi per favore vogliamo riprovare, immaginiamo. E poi lei andrà così a fare il... Proverà a fare un test ragazzi, ma io immagino sarà un controllo che lei farà proprio perché ci sono stati altri tentativi precedenti. Ecco, mettiamola in questo modo qui. Tesoro, tu vuoi andare a lavorare o vuoi restare qua? Patata, tu cosa stai facendo? Oh, ecco, invece di star senza far nulla, potresti fare qualcosa. Tipo, vediamo un po'. Io volevo lavorare anche un po' su quelli che sono, vedete, responsabilità. Cioè, a livello proprio di valori caratteriali, lo schifo. Zero. Quindi lavora sodo. Anche perché gradirei che lei fosse rimasta incinta, ragazzi, proprio perché sta per passare d'età. E vorrei averla un altro po' come giovane adulta, sinceramente. Non mi dispiacerebbe averla ancora un po' come giovane adulta. Quindi tesoro, vai qui poi e fai un test di gravidanza. Sono curiosa come una scimmia, ragazzi. E spero in un maschietto, soprattutto, se fosse, Ah, una cosa volevo fare con Ada. Ora che ci penso, lei sta lavorando sodo, sì. Caro, però dai, schioda da qui. Lascia il computer perché serve un attimo a tua figlia. Vai, vai di là, vai a fare questa telefonata, ti prego. Molla il PC. Perché se con... No, che poi non serviva in realtà il computer, ragazzi, a dire il vero. Non è incinta! Non è incinta, quindi riprovateci subito. Ma proprio subito. Vedete, lei è rimasta male, ragazzi, perché magari immagino sia un po' che stanno provando. E non, questo pargoletto non vuole arrivare, cioè adesso che lei lo desidera tanto non arriva, e quindi prova tu tesoro a cercare di avere un figlio con Mirko. Vai qua caro per piacere, poi non dovevo neanche effettivamente farti schiodare dal computer perché non ce n'era bisogno, e chiacchiera con, perché secondo me ragazzi a questo punto, ma perché con Alexia hai questo rapporto? Oh, ma stiamo scherzando! Ma ragazzi! Andiamo bene, dai, parla con tua madre. Mentre Ada, ragazzi, io volevo farle fare questa cosa. Perché ci tengo in modo particolare. Partecipa a un'attività extrascolastica. Sì, lei ha deciso di fare un'attività extrascolastica, appunto, quindi ragazzi, di... Scout. E Poppantella stoffa per diventare scout, tira fuori la bussola e arruolati oggi stesso. Come scout esemplare svolgerai attività divertenti con il tuo reparto e scoprirai come si diventa membri stimati della propria comunità. Ovviamente è non pagato ragazzi, e avrà anche la divisa, ok. Raduno degli scout è fissato per domenica alle 2, quindi il giorno dopo ragazzi, perfetto. E sì, io ci tengo perché lei avrà un percorso un po' particolare ragazzi, quindi sì. Vieni qui, prova a rallegrarla, perché vorrei anche comunque che avesse un buon rapporto con sua cugina, quindi impara a conoscere, racconta una storia sciocca, fai delle facce buffe. Lei è molto, ragazzi, restia molto, no? Però C'è un carattere un po' chiuso, ecco, ama stare sola. Ecco, mettiti qua magari, guarda. Qui non dai fastidio a nessuno, se internet... Scrivi i sentimenti quanto ti pare, perché così ti dai una calmata magari. Oh, vedete, anche perché sì, deve fare queste attività qui. Quindi, cara, su, dai. Ovviamente immaginiamo, ragazzi, che sia il primo test che fa, perché altrimenti non avrebbe poi molto senso rifarne uno a così breve distanza. Ma qua che cosa è successo? Ma io non lo so, sostituisci. Dai tesoro, vieni qui e poi asciuga tutto. Dai, 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 dai. Vi prego, sì, si mangia per due, ragazzi, evviva! Lei corre immediatamente, vai a dirglielo subito. Chissà come la prenderà la piccolina, ragazzi, la piccola Ashley, come la prenderà questa notizia? E lei, ragazzi, ovviamente le dice subito, tesoro, sono incinta. Guardate lui, ragazzi, che faccino, cioè questi due li adoro. Lei non sta bene però, eh. Ho come la sensazione, ragazzi, che non avrà una gravidanza facile. Non lo so perché. Guardate lui felicissimo. Lui secondo me, ragazzi, l'abbraccia tipo... la stringerà, cioè le dirà qualcosa tipo... Non mi hai fatto il regalo più bello, io sono troppo felice, quindi stringila. Diventeremo di nuovo genitori. Non ci crede. Poi la bacerà, ovviamente, ragazzi, perché sì. La bacia. E non so se può già toccare il pancione. Credo di no. Anche se obiettivamente, ragazzi, un po' di pancia c'è. Però non credo. No, 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 non può. Però secondo me farà un'altra cosa a questo punto lui. Ce lo vedo molto. Ovvero le darà consigli genitoriali, cioè più che altro ora mi raccomando, non ti stancare troppo, vedi di andarci piano con il lavoro, lo vedi che già ti sono uscite delle chiazze, questo è lo stress, lui sta cominciando tipo a dirle 800.000 cose, questo sta qui, ragazzi, non ne uscirà tanto presto, cioè secondo me lui ora è proprio disperato, sta cercando soluzioni online, se magari, ecco, come dicevo prima, se altri uomini si sono trovati nella sua stessa situazione, è proprio a pezzi, ragazzi, veramente. Mentre loro sono qua. Guadagnate un distintivo da scout. Brava tesoro. Bravissima. Quindi sì, brava. Racconta una storia di gruppo. Su un troll. No, una storia di avventura su un naufrago. Dai. Soltanto ad Ashley. Dai, soltanto a lei. E con, ragazzi, le bimbe che sono qui, chiacchierano tra loro, sono adorabili. Io vi giuro, le amo. Guardate quanto sono carine. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. La nostra Rebecca è di nuovo incinta, ragazzi. E ora si metterà a farsi un riposino, perché tesoro, tu non stai bene. Quindi fai un pisolino assolutamente. E quindi sì, arriverà un nuovo Redfield, ragazzi, nell'unità familiare. Io non vedo veramente ora. E quindi sì, sono proprio tanto contenta. Tu, caro, cosa dovresti fare invece? Devi compilare dei rapporti, ecco, io lo farei, quindi vieni qui. Abbiamo visto, ragazzi, la reazione del nostro Mirko, che è veramente a pezzi, cioè non riesce a darsi pace, non ha avuto il coraggio di dire le cose come stavano a Sherry. Ora, per questa volta non siamo andati al lavoro con lei, ragazzi, ma le prossime volte, a meno che non ci sia qualcosa di veramente importante, come, ecco, era questo momento per me, perché io volevo proprio accompagnare Mirko e Rebecca comunque, ecco, no, durante la scoperta della nuova gravidanza, quindi a meno che non ci sia qualcosa di particolare, cercherò di andare sempre con lei, ragazzi, perché ci tengo a svolgere la carriera con lei, e vi informo che quindi... Siamo a -1, ragazzi, siamo a -1. Come andrà, ragazzi, a finire? Fatemi sapere veramente cosa ne pensate, perché io, secondo me, non andrà a finire molto bene, ragazzi. Assolutamente no. Qui che il camino è acceso, vabbè, non ho parole. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Io non ho tolto sta roba, cioè, vi rendete conto? Lasciamo perdere. La tolgo mentre vi saluto, ragazzi. Volevo dirvi che Nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando ragazzi, andate, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena. Questo era di Jill, quindi no, non lo do via. Lascialo qui, non dà fastidio a nessuno, anzi guarda, visto che qui forse un po' potrebbe dar fastidio obiettivamente, mentre qui no, perché tanto non usate il cassettone, è solo così decorativo, lascialo lì. E quindi sì, mi raccomando, andate nei loro canali ragazzi, attivate la campanellina, mi raccomando, ve lo dico sempre, e perché ne vale la pena, insomma, non perdetevi i nostri video, ecco. Quindi ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate delle varie vicende, insomma, perché sono curiosissima. Vi abbraccio forte sul Simmers. E non...